Buongiorno, allora proseguiamo con la nostra disamina sulla transizione energetica. Nella scorsa puntata eravamo arrivati all'enorme crescita delle rinnovabili, in particolare fotovoltaico e eolico, dell'ultimo decennio, e quindi avevamo visto questa diapositiva con questi dati di enorme crescita globale, mentre purtroppo l'Italia è estremamente in ritardo. Ma anche con un dato che chiama in causa un primo confronto con le centrali nucleari. Quindi, come si vede e come è scritto, il solare e l'eolico nel 2022 hanno prodotto l'equivalente di oltre 600 centrali nucleari o a carbone da 1 gigawatt. Ora, le centrali nucleari in tutto il mondo, dato dell'anno scorso, erano 440. Quindi qui abbiamo una produzione che già le supera. Ma prima di proseguire, volevo ricordarvi un altro dato che abbiamo visto nella puntata, non mi ricordo se la seconda o la terza, ma non ha importanza, lo recuperate appunto guardando eventualmente i video precedenti. Se non li avete già visti, vi ricordo che sono tutti quanti disponibili sia su YouTube sia nel mio sito personale Trace. E volevo farvi rivedere questo dato sempre globale in investimenti nella costruzione di nuove centrali energetiche, in investimenti in tutto il mondo. Ecco, il giallo è il fotovoltaico e come si può vedere l'anno scorso si è aggiudicato praticamente la metà di tutti i nuovi investimenti. L'azzurro è l'eolico, che anche qui si vede. L'anno scorso più o meno si è preso un quarto di tutti gli investimenti e poi il resto delle tecnologie. Il nucleare è quella strisciolina sottilissima, marroncino rosso, quasi invisibile. Bene, cominciamo a vedere dei confronti di costo e di tempo tra nucleare e rinnovabile e quindi cominciamo a capire in quale direzione la transizione energetica si può effettivamente compiere. Ridò la parola al professor Maroli. Per fare un po' di storia, si parlava del ritorno dell'Italia nucleare, c'era un piano Enel ed EDF. Sono andato a riprendere qualche titolo dell'epoca. A gennaio Governo 2011 i Berlusconi, siti qua. delle centrali nucleari, mi sembra un déjà vu, no? E addirittura nuclearizzate le spiagge VIP di Capalvi e Sabaudi, così imparano i VIP. Come è andata a finire? È andata a finire che dovevamo fare quattro impianti EPR da 1,6 gigawatt. E per fortuna che non li abbiamo fatti, perché la Francia, che era quella che ce li doveva vendere, è ancora là che, dentro al cantiere. In un cantiere, in un sito dove ci sono già dei reattori. Figuratevi che in Italia non sapevamo neanche dove metterli. Quindi vi lascio immaginare dove potremmo essere. Produzione attesa 50 terawattora all'anno, produzione effettiva 0 kilowattora, come sappiamo. Bene, a questo punto vi voglio sottoporre alcuni dati. Vi ho messo il sito di Wikipedia che descrive la centrale di Flamanville, che è molto famosa perché? Perché oltre ad avere già da diversi anni due reattori, eccoli qua, in funzione da parecchi anni. Dal 2007, dal dicembre 2007, è in costruzione uno dei pochissimi reattori di generazione 3 plus, 3 più, da 1,6 gigawatt. Ora, come vedete, 1600 megawatt significa 1,6 gigawatt e come vedete, le ultime stime, le ultime informazioni stimano l'avvio del reattore l'anno prossimo con un costo finale di 19,1 miliardi di euro. Quindi abbiamo 19,1 miliardi di euro per fare 1,6 gigawattora. Quindi significa che un gigawattora ha un determinato costo. Se io faccio
a 12 miliardi, significa che un gigawattora sono 12 miliardi di euro, con un tempo di costruzione di 16 anni. Ora, per fare 1,6 gigawattora di fotovoltaico ci vogliono due mesi. Ci vogliono due mesi. Ovviamente permessi concessi, chiaramente. Ricordo sempre che abbiamo un dato storico che nel 2010-2011 in un anno furono costruiti 10 gigawatt. Quindi abbiamo assolutamente la possibilità di farlo. Ma confrontiamo il prezzo. Abbiamo detto qui per fare un gigawattora significa 12 miliardi, mentre per fare un gigawattora di fotovoltaico o di eolico ci vuole un miliardo. Ora, attenzione, è verissimo che la centrale nucleare rimane accesa 24 ore al giorno, non proprio 365 giorni all'anno, perché ci sono delle manutenzioni programmate, c'è qualche guasto, quindi insomma, ma quasi tutto l'anno rimane accesa. Quindi è verissimo, e questa è una regola generale, che per fare l'equivalente produzione energetica di una centrale a fonti rinnovabili ci vogliono 4 gigawatt contro 1 gigawatt di una centrale, vuoi nucleare, vuoi a gas carbone, perché ripeto, queste rimangono accese 24 ore al giorno, quasi tutto l'anno. Quindi l'equazione da ricordare sempre è che ci vogliono 4 gigawatt da rinnovabili per fare 1 gigawatt. Quindi a questo punto la differenza di prezzo diventa un 3-1, cioè con l'equivalente di denaro di costruzione di centrali rinnovabili io faccio 3 volte tanto rispetto al nucleare. Però attenzione, questa è solo la fase della costruzione della centrale. Rimane importantissimo, fondamentale, lo smaltimento, lo smantellamento. Nelle prossime puntate vedremo che per le rinnovabili il costo è veramente molto molto basso, non zero ma molto basso, anche perché i materiali si recuperano assolutamente. Un pannello fotovoltaico, per esempio, per 3/4 è fatto di vetro, per 3/4 del suo peso è fatto di vetro. Mentre una centrale, che costi di smaltimento ha? Beh, non lo sappiamo, perché ancora non si è smaltita nessuna, non si è decostruita, non si è smantellata nessuna centrale nucleare e non si è costruito nessun deposito per le scorie radioattive, quelle pericolosissime che durano 200.000 anni. Ora, facciamo giusto qualche ipotesi. In Italia abbiamo 4 centrali nucleari spente, naturalmente, e il preventivo di spesa per smantellarle è 8 miliardi per smantellarle e costruire il deposito. Quindi potremmo dire 2 miliardi a centrale, però attenzione, il deposito deve durare 200.000 anni, perché le scorie radioattive cosiddette di terza categoria o di quinta, adesso c'è la classificazione nuova, comunque diciamo quelle molto radioattive, prima di diventare non pericolose, trascorreranno 200.000 anni. Ora, io posso ipotizzare così che una volta costruito il deposito, che ancora non esiste in tutto il mondo, quindi non sappiamo nemmeno quanto effettivamente poi costerà, ma posso ipotizzare che ci vorrà almeno 1 milione di euro all'anno per pagare gli stipendi del personale di guardia, per fare i controlli, per fare le manutenzioni, per fare insomma una gestione di un deposito di massima sicurezza. Quindi penso che ipotizzare 1 milione di euro all'anno di budget per gestirlo non sia esagerato. Forse è esagerato nel senso che è troppo basso, ma comunque voglio stare basso. Ora, moltiplicando 1 milione di euro per 200.000 anni, sono 200 miliardi di spesa. Spesa che va sulla bolletta elettrica, perché ricordiamolo che lo smantellamento delle centrali nucleari si paga ciascuno di noi
proporzionalmente ai propri consumi nella bolletta elettrica. Quindi ora forse è un po' più chiaro perché abbiamo questa situazione che è di fatto, non è determinata dalla politica italiana, non è determinata dagli italiani che non capiscono nulla, che non capiscono che il nucleare, attenzione, stiamo parlando di nucleare a fissione naturalmente, è l'unico esistente attualmente, gli italiani non capiscono niente, bisognerebbe andare sul nucleare. Ora forse capite che i costi, anche senza considerare lo smantellamento, sono 3 volte più alti. Anche senza considerare lo smantellamento, vi ho fatto il conteggio prima, sono 3 volte più alti. Considerando lo smantellamento, esplodono i costi del nucleare. Quindi adesso forse si capisce perché in tutto il mondo gli investimenti nella costruzione di nuove centrali nucleari sono bassissimi. Sono pochissimi i paesi in questo momento che stanno costruendo nuove centrali e lo fanno con una grossa compartecipazione dello Stato. E sappiamo che c'è anche tutta la filiera del combustibile per le bombe atomiche, combustibile, la materia prima per le bombe atomiche e il combustibile, stavo per dire, per i sottomarini nucleari e per le portaerei nucleari. Quindi funzionalmente queste centrali si giustificano anche per questo, questa necessità che alcuni paesi hanno avendo una filiera di armamenti nucleari. Quindi con questo abbiamo fatto un primo ragionamento, direi piuttosto già significativo, semplicemente sull'ambito dei costi. Il nucleare costa moltissimo, oltre ad avere delle variabili di accettazione sociale estremamente, estremamente complicate da gestire. Bene, chiudo qui questa quinta puntata. Ricordo che le precedenti sono tutte disponibili nei miei canali social e nel mio sito personale Tracce. E quindi nella prossima faremo anche un piccolo ragionamento sulla fusione nucleare, questa nuova tecnologia, e poi proseguiamo naturalmente in quella che è la situazione della transizione energetica con le fonti rinnovabili. Quindi alla prossima.